mercato da una parte all'altra dell'Atlantico. Titoli peggiori: Italgas, Terna e Snam, utilities in fondo al nostro listino. Da subito il ben trovato Pietro Di Lorenzo, SOS Trader, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie mille per l'invito. Grazie per averlo accettato e commentare insieme i movimenti di giornata. Allora, anzitutto ti chiedo un commento alla situazione dei massimi che vediamo ancora una volta in Europa sullo Stoxx Europe 600, sul nostro FTSE MIB. La grande domanda è: che cosa può determinare una corsa che non si ferma qui? L'euforia è contagiosa, un po' come il panico quando scatta la FOMO, che è quella paura di perdere il treno. Tutti vogliono salire, il treno ormai da un po' di tempo è trainato dal mondo dell'intelligenza artificiale. Tutti noi appassionati e trader seguivamo stanotte i numeri di Nvidia e siamo rimasti sorpresi, almeno per quanto mi riguarda, ma molti, perché se ci pensi ieri... Sì, è in buona compagnia Pietro, glielo assicuro. Esatto, abbiamo tutti un po' le occhiaie oggi. Insomma, ne è valsa la pena perché abbiamo visto dei numeri onestamente sbalorditivi. I numeri del genere danno la dimensione di un fenomeno che sta prendendo una forma veramente pari a quella di internet di oltre 20 anni fa. Le crescite sono pazzesche e proprio oggi pensavo che noi a breve vedremo una serie Netflix su questa storia, che è molto scenografica, no? Nel senso che la crescita di Nvidia, che è partita un po' di anni fa a fare schede grafiche per il gaming, adesso insomma è anche un po' sa di eroico, no? Per chi è rimasto a bordo fino ad oggi. Il tema però da oggi in poi è la sostenibilità, cioè questi numeri sono sostenibili nel tempo, e quindi la valutazione di Nvidia chiaramente fa conto degli utili prospettici, sono sostenibili nel corso dei prossimi anni, oppure questa bolla poi prima o poi scoppierà con tutte le conseguenze del caso, e questo è il domandone di oggi. Di Lorenzo, invece, se guardiamo se partiamo da queste domande, poi chiedo dopo di Tenaris, prima chiedo di STM, approfitto del passaggio ovviamente che faceva su Nvidia. STM, un titolo che oggi ancora sale, ovviamente in scia a quello che stiamo vedendo, alla pila, all'euforia, come la definiva lei, legata all'intelligenza artificiale e in particolare a Nvidia, che ha riportato ieri sera più 2,9%, chiude tra i titoli più acquistati oggi, sopra i 42 euro ad azione. In questo caso, guardando appunto al grafico del titolo, quali sono le prospettive secondo lei? Guardi, è vero che chiude bene, ma se fa caso chiude sui minimi di giornata, nel senso che il titolo ha avuto uno spunto in mattinata molto rilevante, è arrivato a 43 euro, ma adesso si sta assestando, il prezzo di chiusura sostanzialmente che coincide quasi con i minimi di giornata. Questo vuol dire che in qualche modo ha scontato in mattinata lo scenario migliore possibile e adesso sta un po', come dire, stanno scattando delle legittime prese di profitto, cosa che in verità potrebbe accadere anche su titoli che in maniera più o meno diretta sono stati impattati da questo effetto Nvidia. Il tema è che dopo un'euforia iniziale che inibisce proprio il tasto sell, nel senso che tutti cliccano unicamente su buy, poi quando i profitti iniziano a crescere ci potrebbe stare qualche presa di profitto. Quindi STM è senz'altro una proxy un po' della tecnologia per chi vuole investire sul mercato italiano puntando su questi settori, ma onestamente se questa fosse l'intenzione probabilmente è meglio andare magari su un ETF diversificato che punta proprio sul settore tech in generale, piuttosto che andarsi a prendere il rischio specifico di un singolo titolo. Pietro, ma per chi non volesse fare puro trading, mettiamola così, ma più in ottica di risparmio, questo è un mercato che, come dice lei, è particolarmente euforico, tutti vogliono entrare per non perdere la grande occasione, guardano all'outlook, guardano ai multipli, poi i fondamentali sembrano quasi rimanere indietro rispetto alle valutazioni che si possono fare sull'acquisto o meno di un certo titolo. Condivido, è proprio questo il tema della bolla. La bolla che cos'è? Sostanzialmente una fase di mercato in cui le metriche tradizionali che hanno guidato gli investimenti saltano per un periodo di tempo indefinito. Se ci pensa, insomma, corsi e ricorsi storici siamo sempre lì, abbiamo assistito qualche anno fa alla bolla legata a Bitcoin e criptovalute,
poi 20 anni fa al mondo internet e quant'altro. Bolla non vuol dire che siamo di fronte a un fenomeno con scarsa robustezza. Io penso che l'intelligenza artificiale, anzi, cambiare il mondo più di internet, però il tema è che i corsi azionari attraversano delle fasi euforiche e poi delle fasi di panic selling, no? Quindi è una fisiologia, abbiamo già visto tante volte questa dinamica. Quello che succederà è che poi i vincitori rimarranno su livelli importanti, invece chi magari ha per induzione ha avuto questo effetto intelligenza artificiale, ma in realtà non era solida su questo tema, chiaramente imploderà. E quindi l'abilità, secondo me, in questa fase dell'investitore è non farsi prendere eccessivamente dall'euforia, e parlo da investitori medio-lungo termine, ma certo, magari stappare stasera una bottiglia per chi aveva invidia, ma poi da domani tornare lucidi e tornare un po' ai fondamentali, che poi nel medio-lungo termine devono guidare un po' le scelte di investimento. Se guardiamo Tenaris, arrivo al titolo che oggi, sì, come diceva anche per STM, chiude lontano dai massimi di giornata, però sicuramente con un apprezzamento importante, più 7,2%, 16,12 euro ad azione. Il gruppo ha riportato, ricordo rapidamente, un 2023 con un utile netto che ha sfiorato i 4 miliardi di dollari, più 55% rispetto al 2022, fatturato che sfiora invece i 15 miliardi, qui l'aumento sempre a doppia cifra è del 26%. Il CDA propone la distribuzione di un dividendo da 60 centesimi ad azione, che includerebbe poi l'acconto da 20 centesimi già pagato a novembre, e qui abbiamo riepilogato alcuni dei dati anche con l'aiuto della grafica. Per quanto riguarda Tenaris, le prospettive quali sono invece secondo lei, Di Lorenzo? Sì, una seduta estremamente volatile, una seduta, diciamo, è stato un po' il Luna Park dei trader oggi, perché c'è stata grande volatilità, volumi molto interessanti. Il titolo, dopo uno spunto che l'ha portato in area 16,80, però sull'apertura di Wall Street ha avuto una correzione non banale. Da qui, insomma, questa seduta, per chi ama le candele giapponesi, con questo range estremamente esplosivo. Io qui aspetterei un consolidamento, aspetterei che si riordinino un po' le idee. Auspicabilmente un ritorno a 15 euro potrebbe essere una buona opportunità per rientrare. Farei passare un po' quest'eco dovuta a dei risultati senz'altro molto positivi, ma entrare su un'esplosiva volatilità comporta anche una capacità di gestione della posizione non banale, no? Bisogna essere pronti a soffrire anche dei movimenti brutali. Quindi, per chi non avesse, diciamo, particolari skill in termini di gestione della posizione, probabilmente attendere il test dei 15 euro per entrare un po' più sereni. Banco BPM è il titolo più acquistato tra i bancari, 4 punti percentuali di rialzo. Abbiamo fatto oggi un approfondimento anche sul Monte dei Paschi di Siena, che continua a vedere passi in avanti dopo il termine del periodo di lock-up, quei 90 giorni durante i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era impegnato a non vendere, non cedere un'ulteriore quota della banca senese. Qual è la banca, secondo lei, in questo momento che può essere più interessante per un ingresso ai livelli che sono oggettivamente in molti casi piuttosto elevati, perché hanno visto una grande corsa nell'ultimo anno? Ma sai, il tema è che quando ci aspetta un periodo di tassi che, volente o nolente, saranno decrescenti, no? Penso che tutti noi condividiamo l'idea che i top siano ormai toccati i tassi, e quindi i governatori centrali prima o poi prenderanno questa benedetta forbice e inizieranno a tagliare. Chiaramente questo potrebbe andare a penalizzare il settore, quindi io tendenzialmente eviterei di entrare su banche che hanno corso tanto, e cercherei qualche storia che sta facendo un po' a sé, no? Che non sta beneficiando. Penso ad esempio a Limiti Bank, che è una delle poche banche che fa fatica. Dall'altro lato, ad esempio, Popolare Sonno invece ha fatto molto bene, potrebbe essere al centro di una serie di indiscrezioni rispetto al risico bancario. Quindi probabilmente, se avessi un orizzonte di medio termine, immaginandomi poi una seconda parte dell'anno in cui probabilmente i tassi verranno tagliati, andrei probabilmente alla scoperta di temi un po' meno, come dire, che hanno già fatto tanta strada, e quindi delle piccole chicche come potrebbe essere i Limiti o Polare di Sonde, ma più per questioni legate a eventuali operazioni straordinarie. Grazie a Pietro Di Lorenzo, SS Trader, per essere stato con noi. Grazie. Grazie mille a lei. Buona serata.
Alla prossima occasione, rapidamente uno sguardo ai valori di chiusura definitivi per l'azionario del vecchio